Oggi ci troviamo nel complesso di San Michele in Bosco, a Bologna, un luogo ricco di storia, vicissitudini e qualche aneddoto curioso. Andiamo a scoprirlo. Il monastero fu edificato nel 1300, più volte arricchito e ampliato nel corso dei secoli. Nella seconda metà del 300, per volontà di Papa Urbano V, vi si insediarono i monaci olivetani. 100 anni dopo, la chiesa venne distrutta e ricostruita nella metà del 500, raggiungendo il suo massimo splendore grazie all'architetto ferrarese Biagio Rossetti. All'interno della chiesa abbiamo una struttura caratterizzata da una sola navata, con 4 cappelle laterali e un presbiterio. Pensate, alcuni tra i più grandi artisti del tempo sono passati da qui, tra i quali Giorgio Vasari, che dipinse 3 tavole per il refettorio. Successivamente una venne dispersa e le altre 2 trasferite alla Pinacoteca Nazionale di Bologna. In seguito il progetto passò quasi esclusivamente nelle mani di Pietro Fiorini, che nel 1588 concluse lo scalone e pochi anni più tardi realizzò il chiostro, un unicum sul territorio bolognese proprio per la sua particolare forma ottagonale. Gli affreschi, oggi quasi totalmente perduti, sono opera di Ludovico Carracci e di alcuni suoi allievi, tra cui Alessandro Albini. Altra particolarità è il corridoio monumentale che collega il complesso all'ospedale Rizzoli. Qui abbiamo un'illusione percettiva, nota come effetto cannocchiale, che consiste nel paradossale ingrandimento percettivo della torre, che avviene quando l'osservatore si allontana da essa, indietreggiando nel corridoio. Alla fine del Settecento, durante il governo di Napoleone Bonaparte, che abolì tutti gli ordini monastici, il convento fu confiscato e parte del terreno venduta a privati. Ed è proprio in questo momento che alcune opere d'arte vengono trasferite in Francia. Si tratta proprio delle famose spogliazioni napoleoniche. Pensate, dopo essere stata caserma, divenne villa per il legato pontificio e pochi anni più tardi residenza per il re d'Italia. Dal 1895 il monastero è diventato Istituto Ortopedico Rizzoli, avendo una delle più rare e complete collezioni librarie esistenti in campo ortopedico. Grazie per averci seguito fino a qui, vi aspetto al prossimo appuntamento d'arte alla scoperta della città di Bologna.